Buongiorno a tutti. Oggi faremo un piccolo video per capire come pulire la catena della nostra bicicletta. Capiamo come pulirla al meglio, capiamo anche quale olio usare in base alla stagione in cui decidiamo di pedalare. Ciao! Bene, cominciamo con il capire lo stato di sporcizia che ha la nostra catena. La mia catena è abbastanza sporca, nel senso che ho fatto i miei bei chilometri e polvere, grasso, sporcizia si è ben incastrata tra le maglie della catena. Quindi ora per pulirla al meglio io utilizzo questo prodotto qua della WD-40, sgrassatore apposito per catene, è una linea proprio per biciclette. Bene, una volta dopo aver spruzzato il prodotto della WD-40, lasciamo agire per qualche minuto e poi bisogna fornirsi, ragazzi, però di strumenti veramente, ma veramente costosi. Lo so, è una spesa, però una volta fatta la spesa si vedono i risultati. Due bei spazzolini da denti, usati, nuovi, come volete, li legate tra di loro e andate a pulire la vostra amatissima catena. Bene, ora vediamo come passare l'apposito strumento. In commercio ce ne sono di svariati tipi, ma se volete economizzare un pochino come faccio io, che alla fine conta il risultato finale, potete fare come vi ho detto quei due spazzolini legati tra di loro. Bene, inserite i due spazzolini all'interno della catena. Poi vi consiglio di procurare un pennelletto e andare a pulire tutte quelle parti che magari lo spazzolino ha fatto un po' fatica. Quindi ripassiamo bene tutta la catena, passiamo bene tutta la corona davanti, puliamo tutte le parti e bene di nuovo, compreso tutto il pacco pignoni, perché anche lì si deposita parecchio sporco. Attenzione, fornitevi poi di un ferretto o qualcosa per andare a pulire tutta questa parte qua, perché guardate, qui si incastra veramente di tutto. Dopo aver sgrassato per bene la catena, fatto agire un po' il prodotto e aver passato i nostri super stupendi, meravigliosissimi, sofisticati strumenti per la pulizia, andremo a risciacquare con abbondante acqua tutte le parti interessate. Una volta fatto questa operazione, che abbiamo sciacquato abbondantemente, lasciamo che la catena si asciughi per bene, dopodiché andiamo a lubrificare tutte le parti in movimento. Bene, in commercio ci sono varie tipologie di olio. Le tipologie sono contraddistinte dal periodo in cui si sta pedalando. Avremo lubrificanti tipo questo da WD-40 per condizioni asciutte, quindi quando è estate sostanzialmente, in modo tale che la catena si sporchi meno, si intacchi meno lo sporco nelle parti in movimento. Poi possiamo trovare anche olio per condizioni umide, quindi periodi che piove, insomma, che c'è fango, presenza di fango.
Oppure ci sono oli misti, come questo qui, che va bene sia per le condizioni di asciutto che di bagnato. Ora andiamo a mettere l'olio. L'olio non va messo per sporcare la catena, va messo per lubrificarla. Quindi la funzione dell'olio, scusate le ombre, va messo sui punti di giuntura delle maglie, ok? Una goccetta, non serve molto di più, su tutta la catena. Una volta fatta l'operazione dell'olio, facciamo girare un po' la nostra catena in modo che si distribuisca meglio e poi lasciamo che agisca per una mezz'oretta, anche un'oretta. Bene, ora andiamo a togliere l'eccesso d'olio che abbiamo messo sulla nostra catena, visto che le parti che devono essere lubrificate sono qui all'interno della catena, cioè nella giuntura delle maglie. Straccetto si avvolge attorno alla catena e si fa scorrere la catena 2-3 giri in modo da togliere tutto quello che c'è in più. Bene, oggi abbiamo pulito la nostra catena da Venice Bike e della Trek 920, è tutto. E ci aggiorniamo al prossimo video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e campanellina e pollice verso l'alto. Grazie, alla prossima. Ciao ragazzi.